Oh, bene, sono in diretta. Un attimo che mi chiede di fare delle impostazioni. Lascio tutto così. Volume locale. Ma che? Vabbè, ok. Oh, mi vedete? C'è qualcuno in diretta che mi vede? O sto parlando solo? Ok, vedo delle immagini qui di qualche viso familiare. C'è la mitica Cristina, c'è Viviana e un altro. Ah, Francesca, beh, tutti amici, insomma. Passiamo la giornata in amicizia. Allora, io non so se guardare. Ah, ok, guardo il cellulare così. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, scusatemi, adesso sto col cellulare. Mi ero organizzato tutto carino. Guardate che bel microfonone. Con il quale speravo di fare un bell'audio e spero che l'audio sia buono lo stesso dal cellulare. Purtroppo io sono abbastanza cavolo informatico su queste cose, quindi se mi date conferme che mi sentite bene, io inizierei anche perché ho pochissimi minuti e sono già le 12:05. Quindi Anna Maria, se sei in ascolto, poiché anche Anna Maria aveva lo stesso problema che ho avuto io dal computer, e bisogna fare dal cellulare. Va bene, scusatemi, ci ho messo un po' di tempo perché il cellulare è più lento del computer. Va bene, vedo che siamo 53, che mitico numero, 53 è il numero del risveglio. Va bene, allora direi di iniziare subito senza ulteriori indugi. Ciao Fabiana, ciao Vanessa, mitico Francesco. Allora, San Francesco d'Achini, nostro studente della scuola di coaching energetico. Allora, intanto saluto tutti, in questo intervento parliamo del significato, qual è il vero significato di questo virus, qual è il messaggio che Madre Natura ci vuole mandare con questo virus. È molto importante perché funziona così la realtà. La realtà è, diciamo, una sorta di metafora, una metafora come, da interpretare come se fossero i sogni, no? Molto spesso noi ci facciamo interpretare il sogno, ma non sempre ci facciamo interpretare la realtà, e invece, poiché la realtà e il sogno sono fatti dalla stessa sostanza, sono composti dalla stessa sostanza, allora noi dovremmo iniziare ad interpretare anche la realtà, perché nel momento in cui riusciamo a dare la giusta interpretazione e capiamo qual è la lezione che la realtà ci vuole dare con qualche evento non proprio piacevole, allora quello è il momento in cui possiamo iniziare ad elaborare la causa. E quindi, dissolta la causa, cosa che andremo a vedere in questo mio intervento di mezz'ora, dissolta la causa, possiamo dissolvere poi l'effetto che non ci piace, quindi in questo caso il virus. Allora, intanto prima di iniziare desidero ringraziare tutte quante queste persone che vedo in costante aumento e sono molto felice che stiate prendendo del tempo a dedicare a quello che sto per dirvi e quindi comunque a voi stessi, alla vostra crescita con tutti questi relatori che ci sono oggi in questo summit organizzato da Viviana. Vorrei fare un ringraziamento specialissimo per Viviana perché veramente mi ha fatto sentire proprio felicissimo di partecipare a questo evento. Già proprio ho sentito subito l'energia con la quale mi ha chiesto di partecipare, mi ha convinto proprio dal saluto, proprio già sentivo un'energia molto positiva e questo mi ha fatto molto piacere. Quindi la ringrazio tantissimo. Chiedo scusa se si muove un pochino il video, ma purtroppo non ho avuto il tempo di organizzarmi con un cavalletto per il cellulare, ne ho due, ma non in questo, ce l'ho al piano di sotto e quindi insomma avrei perso altro tempo, ho preferito iniziare la diretta. Allora, quindi ripeto, vi ringrazio perché vi state prendendo del tempo per voi stessi, state mettendo voi stessi e la vostra crescita al primo posto e questo per me è la cosa più importante, la ripeto sempre in tutti quanti i nostri training e di training ne abbiamo fatti tanti, abbiamo fatto il calcolo questo mese, abbiamo superato i 160, è dal 2012 che facciamo due training al mese. Allora, intanto dico due paroline velocissime su chi sono io. Sono José Schiaffarelli, autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza. Quindi, vabbè, da questo che era il focus originario, poi dopo si è passati, ad ampliare questa cosa e quindi siamo molto concentrati sul manifesting, su come manifestare la realtà, e farlo in modo
in modo responsabile. Comunque parleremo di tutti quanti questi argomenti perché nell'ambito di questo mio breve intervento toccheremo alcune parti centrali di questo, del nostro percorso. Allora, tutto parte da una domanda. Bisogna chiedersi la realtà di cosa ci fa specchio. Che cos'è il virus? Il virus è un'entità, poiché addirittura adesso ultimamente si sta spiegando anche meglio la natura di questo virus, che non è neanche un essere vivente, è proprio un'entità che si attacca alle cellule e succhia energia da questo corpo ospitante. Ok? Quindi il virus non è altro che un'entità che prende energia e non dà niente in cambio. Per questo diciamo che è una forma parassitaria, è un piccolo parassita. E allora ci dobbiamo chiedere di che cos'è che ci fa specchio questo virus. E quindi qui bisogna fare appello, prima l'ho nominato quasi, bisogna fare appello proprio a una delle qualità più importanti di San Francesco. Qual è la qualità più importante di San Francesco? L'umiltà. L'umiltà in questo caso ci serve tantissimo per riconoscere che qualcosa di non propriamente positivo, come può essere un virus, ci fa specchio di qualcosa. Quindi riconoscere non soltanto le nostre creazioni positive, quanto siamo dei bravi creatori nell'aver creato tutte le cose belle della nostra vita, la natura e tutto il resto appresso, perché noi siamo una promanazione di Dio, quindi anche queste sono indirettamente nostre creazioni. Ma noi dobbiamo anche, quando facciamo una valutazione come forma di specchio della realtà, dobbiamo anche valutare le cose non positive. Come funzionano gli specchi? Non ho il tempo di spiegarlo, ma penso che comunque in un ambiente come questo più o meno abbiate tutti quanti un'idea. Ci sono i famosi sette specchi Essene, di cui parlò Braden per primo, che poi sono stati ritrovati nei rotoli del Mar Morto come insegnamenti della tribù che seguiva dei seguaci di Gesù. E fondamentalmente il concetto è che la realtà ci fa sempre specchio di qualcosa, o di chi siamo, o di chi giudichiamo, o di altre cose ancora. Quindi bisogna chiedersi di cosa ci fa specchio questo virus. Innanzitutto, da un punto di vista generale, per noi come umanità ci fa specchio di cosa siamo noi per Madre Terra. Siamo in quanto razza umana, abbiamo sempre solo sfruttato Madre Terra, non ci siamo mai preoccupati di cosa potesse aver bisogno Madre Terra per noi, almeno noi come cultura occidentale, perché devo dire la verità, quando siamo stati con gli sciamani in Brasile, loro hanno un approccio con Madre Terra, proprio la trattano da essere vivente e hanno un rispetto molto maggiore rispetto a noi, per quanto devo dire che non siamo il popolo più incivile del mondo, perché siamo stati anche in altre zone del mondo, tipo per esempio ricordo purtroppo non positivissimo di Bali, in cui lì non hanno proprio i cestini per strada, buttano le carte a terra, che è una bellezza. Ci sono addirittura, questi non li ho visti, però so che in Estremo Oriente ci sono anche dei fiumi di plastica, cioè fiumi ricoperti di plastica, che è una roba assurda. Vabbè, comunque, a parte questa mancanza di rispetto, il concetto è che il virus fa specchio alla razza umana di quanto abbia preso soltanto da Madre Terra senza dare niente in cambio. Cosa fa specchio invece a noi come persona, singolarmente, proprio ognuno di noi? E chiaramente è uno specchio diverso per ognuno di noi. Noi dovremmo chiederci: quando è che nella mia vita ho preso senza dare qualcosa? Quando è che ho, per esempio, nelle relazioni di coppia ho preso senza dare? Quando è che in famiglia ho preso senza dare? Quando è che con gli amici ho preso senza dare? Prendere senza dare non significa soltanto a livello fisico prendere un oggetto e non dare niente in cambio, come può essere rubare, ok? Per esempio, ma anche rubare energia a livello energetico. Quando per esempio sfoghiamo emozioni negative su un'altra persona, quando per esempio urliamo che siamo arrabbiati con qualcuno, stiamo prendendo la loro energia. Quindi sfogare le nostre emozioni non positive, in questo caso ho fatto l'esempio della rabbia, ma potrebbe essere qualunque altro tipo di emozione, la frustrazione, l'odio, il risentimento, il rancore, oppure anche la tristezza, sai, quelle persone che si attaccano 3 ore a parlare delle negatività, quella è un'altra forma di succhiamento di energia, proprio come i famosi vampiri energetici, ok? Nella nostra vita, presto, prima o tardi, siamo stati sempre qualche volta anche noi dei vampiretti, ok? Quindi dobbiamo farci questa domanda: dov'è che sono stato
Mi sono comportato da vampiretto? Quando è che ho preso energia senza darne? Questa è una prima riflessione che possiamo fare in vari campi, anche sul lavoro. Quando è che prendo dai miei clienti senza dare? Oppure anche quando stiamo facendo le nostre pratiche spirituali, perché ragazzi, immagino che qui comunque ognuno abbia le sue, no? Quando fai la tua pratica spirituale che invochi Dio oppure invochi, non so, Krishna, Buddha, Gesù, maestri, angeli, arcangeli, eccetera, stai chiedendo soltanto o stai anche offrendo qualcosa? E per offrire qualcosa, intendo, per esempio, andare a parlare con Dio dentro di noi e chiedere, offrire il nostro servizio. Io prego Dio, ti chiedo questo, questo, questo e quest'altro e mi offro di mettermi al tuo servizio e di essere un canale di luce per te sul pianeta. Questo potrebbe essere un modo per fare qualcosa per Dio, per esempio. Come per esempio per fare qualcosa per Madre Terra, visto che prendiamo solamente, potrebbe essere una buona idea quella di organizzarsi anche da soli o in gruppo e andare su una spiaggia a raccogliere le carte, a raccogliere le sigarette, a raccogliere la plastica. E questo è qualcosa da fare per Madre Terra che possiamo fare. Ok, quindi questo potrebbe anche essere tipo un atto psicomagico che facciamo per pulirci di questa energia vampiresca. Non solo, per Madre Terra si può fare anche un'altra bellissima cosa, cioè essere dei canali di luce tra il Padre Cielo e la Madre Terra. Perché non ci dimentichiamo un'altra cosa molto importante che peraltro proprio il Covid-19 ci insegna, cioè il Padre Cielo, diciamo, geograficamente è sopra di noi. In questa terza dimensione in cui c'è uno spazio e c'è un tempo, il Padre Cielo è sopra di noi, Madre Terra è sotto di noi. E dove si incontrano Padre Cielo e Madre Terra? Il punto di incontro è il nostro cuore. Ora vi faccio notare una cosa, anche se è vero o non è vero, teorie complottistiche, non complottistiche, il virus che sta terrorizzando tutto l'Occidente nasce dal serpente. E dal pipistrello. Ora, il pipistrello è un animale che vola e quindi è collegato all'elemento aria ed è, diciamo, come se fosse un aspetto oscuro del cielo, oscuro perché è un animale della notte. E il serpente, invece, è un animale che vive sempre a contatto con la terra, è strettamente collegato alla terra. Ok? Questi animali risvegliano in noi alcune paure, però sono anche animali di potere. Per esempio, il pipistrello mi viene proprio il termine. Ok, il pipistrello, per esempio, è collegato al risveglio delle facoltà, di alcune facoltà extrasensoriali. Per esempio, il pipistrello, riesce anche a occhi chiusi a volare, a evitare gli oggetti perché ha un sonar nel naso. Ok, quindi quando noi diciamo una persona a naso mi sta simpatica, una persona che ha naso, oppure questa situazione a naso così, oppure mi puzza, sai. Quando c'è un sospetto, stiamo facendo sempre riferimento a un nostro sesto senso, a una nostra percezione della realtà. Quindi il risveglio di questa percezione ce lo rappresenta il pipistrello. Mentre invece il serpente è rappresentativo della guarigione. Paradossalmente, proprio il virus ci ricorda della nostra capacità di guarire e di autoguarirci. Quindi queste sono tutte quelle metafore molto importanti, secondo me. Quindi cielo, terra, l'unione nel cuore. Allora andiamo avanti nella nostra interpretazione degli specchi. Scusate, voglio controllare un attimo se vi ho detto tutto perché sto seguendo un filo logico. Ok, no, quindi ecco, per esempio, noi abbiamo, ho scritto un libro di recente che si chiama Ama e arricchisci te stesso, e collegato a questo libro c'è un webinar che abbiamo fatto. Ho voluto rendere pubbliche tutte quante le informazioni del libro, anche nel webinar gratuito, perché non mi interessa avere un guadagno da questo libro, peraltro non ci sta, non si guadagna quasi niente sul libro, però mi interessa che ci sia la diffusione massima di queste informazioni, e le informazioni sono quelle di connettersi al proprio cuore, il proprio cuore in quanto centro tra Padre Cielo e Madre Terra. E in quel webinar
ho guidato proprio insieme ad Anna Maria, che conoscerete tra poco, una visualizzazione per andare nel cuore, quindi per unire cielo e terra. Questa è un'altra pratica che si può fare per, diciamo, per metterci al servizio di Padre Cielo e Madre Terra, che questa parola chiave, servizio, anche è molto importante ed è collegata al cuore. Allora, quindi va bene, ho detto tutto questo, passiamo all'antidoto perché vedo anche che mi mancano gli ultimi 6 minuti. Madonna, che ansia, non ho mai fatto un training di mezz'ora. Addirittura, sì, fa 25 minuti massimo, quindi in genere mi prendo almeno un'ora per parlare, però va bene così, anche perché così do l'opportunità ad Anna Maria di parlare dopo, la conoscerete, è un'energia meravigliosa. Ve ne innamorerete. Allora, passiamo quindi, abbiamo fatto, prima abbiamo compreso che cosa è il virus, di che cosa, abbiamo compreso che ci fa specchio di qualcosa, abbiamo compreso che è importante riconoscere lo specchio, perché se non riconosci lo specchio non puoi integrarlo, non puoi lavorare su di te. Senza il riconoscimento nessuno potrà mai guarirti da niente e tu, soprattutto che sei l'unico che ti può guarire, non potrai guarirti. Il riconoscimento del problema, se non lo vedi, non lo puoi risolvere. Ok? Quindi riconoscere il problema è fondamentale. Riconoscere lo specchio, quindi farsi quelle domande che ti ho detto prima, quando è che sono che ho preso senza dare in tutte le varie aree della tua vita, business, famiglia, spiritualità, eccetera. A questo punto bisogna passare all'antidoto. Che cos'è il virus? Da un altro punto di vista, abbiamo visto che è un'entità che prende energia senza darla, ma in quanto è qualcosa che è sul piano materiale, come tutte le cose sul piano materiale, il virus è una frequenza vibratoria. Tutto è frequenza vibratoria, non sto qui a spiegarvelo perché questo è un altro concetto abbastanza complesso da condividere, però sappiate che esistono tanti scienziati nel corso della storia, come per esempio Hans Jenny, la cimatica, non so, anche Leonardo da Vinci, Braden, tantissimi scienziati hanno dimostrato che la natura della realtà è di tipo sonoro, quindi noi siamo frequenze, il principio fu il verbo, ok? Quindi il virus è una frequenza e per annullare una frequenza ciò che dobbiamo fare è emettere una frequenza uguale e contraria. Qual è una frequenza uguale e contraria a un'entità che prende senza dare? La frequenza uguale e contraria è il dare incondizionato. Quindi per esempio adesso sta venendo spontaneo a tantissimi formatori, come per esempio è venuto a Viviana e Carina di organizzare questo summit in modo completamente spontaneo e gratuito. Noi tutti i relatori siamo intervenuti e stiamo intervenendo, stiamo offrendo il nostro tempo e le nostre competenze in modo gratuito. Ognuno di noi probabilmente sta regalando qualche corso, qualche training, qualcosa di questo tipo. E lo fa in modo completamente gratuito. Perché lo stanno facendo tutte queste persone? Perché noi siamo tutti connessi e anche solo a livello inconscio abbiamo percepito che il dare incondizionato, il dare con il cuore è la vera soluzione a tutti questi problemi. Quindi, scusatemi. Quindi il dare incondizionato è fondamentale, ma non è soltanto una questione di dare, è una questione di dare con il cuore. Dare incondizionato significa dare e donare con il cuore, cioè senza pensare a quale può essere un ritorno, quale può essere un interesse nostro, perché tutto ciò che è orientato al ritorno economico oppure al ritorno di qualcosa, quello è tutto ciò che ha a che fare con la mente. Tutto ciò che ci porta nel futuro, no? Pensare a una prospettiva di guadagno futuro, quello significa che siamo nella mente. Oppure, per esempio, okay, in linea di principio, quando siamo nel futuro o nel passato, siamo sempre nella mente. L'unico momento in cui siamo nel momento presente è quando siamo nel cuore. Quindi tutti quanti, sai, tutti quanti i percorsi spirituali che vi hanno insegnato l'importanza dell'essere nel momento presente, tutte le meditazioni che ci dicono di fare, perché ce le dicono di fare? Perché la meditazione aiuta ad essere nel momento presente. Ok? Quando sei nel momento presente, automaticamente passi dalla mente al cuore. Per questo è difficile quando mediti non pensare.
Ma se vai nel momento presente veramente, allora smetti di pensare. Allora, io vedo che il mio tempo sta giungendo al termine, quindi vorrei soltanto dire le ultimissime cose. Quindi il dare incondizionato ve l'ho detto. Poi, peraltro, ci sta un bellissimo video che abbiamo fatto Anna Maria quando andammo a fare un intervento su Rai 3 che parla proprio del dare incondizionato, che è molto interessante. Chiedetevi anche cosa potete fare per il vostro corpo. Ecco, per esempio, pensate che la mente e il corpo, no, che sono due entità che a volte non hanno lo stesso interesse. La nostra mente vuole tante cose da mangiare, buone, la cioccolata, le merendine, il cibo spazzatura, perché magari l'ha visto ed è stato programmato in televisione per volere quello. Il nostro corpo, che invece è più connesso al cuore, il nostro corpo invece non vuole le stesse schifezze, vuole frutta, verdura, vuole determinati alimenti. Quindi, integratori, per esempio, prendetevi cura del vostro corpo. Questo è un altro modo che avete per stare più nel cuore che nella mente. Non cedete alle tentazioni della mente, ci vuole un pochino di autodisciplina. Poi, tutto quanto questa situazione del virus, che cos'è che ci vuole insegnare? Ci vuole insegnare due cose per quanto mi riguarda. La lezione che ho compreso io è che ci vuole insegnare a dare incondizionatamente, quindi questo l'avevamo già capito, essere nel cuore ed essere più connessi al cuore di Madre Terra. Quindi questi sono i tre grandi insegnamenti. Se noi riusciamo a perseguire questi tre grandi insegnamenti, secondo me abbiamo onorato tutte quante queste persone che stanno morendo, che stanno soffrendo, che stanno comunque vivendo dei momenti difficili, e questo lo stiamo facendo tutti quanti. Quindi, per onorare tutto questo dolore e questa sofferenza, noi dobbiamo essere più connessi al cuore, e questo è il messaggio che Madre Natura ci vuole dare. Ok, mi fermo qui perché sennò poi dopo non voglio sforare con il tempo. Io il mio intervento è concluso, poi dopo ci potrà essere uno spazio per le domande e le risposte alla fine dell'intervento di Anna Maria, se ci sono delle domande. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi saluto, vi auguro di materializzare tutti quanti i vostri sogni, amatevi e arricchitevi parafrasare il mio libro e manifestate la vostra ricchezza con rispetto, amore e gratitudine. Un abbraccio a tutti e grazie a tutti per aver ascoltato. Io non lo so se mi vedete e mi sentite. Praticamente ero giù in una sala bellissima, avevo preparato uno spazio molto bello da poter fare l'intervento, poi ho visto che il cellulare si stava scaricando, allora sono salita al piano di sopra. Non lo so, mi sentite, non mi sentite? Ditemi qualcosa perché se no mi sembra che sto parlando al cellulare da sola, così guardandomi nello specchio. Comunque. Ero giù e ho dovuto salire subito perché mi si stava scaricando il cellulare, quindi oggi sono state tante prove. Ah, e grazie a tutte queste prove che si allena la forza, la perseveranza, no? Siamo coach, quindi sappiamo come funziona. Intanto grazie mille a Viviana e a Carina, sono veramente due anime carine. Proprio oggi, proprio un giorno così, 444, che rappresenta l'energia del 2 moltiplicata. Credo che dovrei chiudere io delle cose qua perché stanno continuando ad arrivare dei messaggi, credo, da Messenger. Oddio, meglio di zero. Vabbè, meglio che non tocco più niente, ho capito. Quindi oggi 444, un portale energetico molto importante, perché come dicevo il 4 è 2 al quadrato. Così il 2 è l'unione tra maschile e femminile. Un portale energetico che riporta al doppia potenza, l'unione tra maschile e femminile, l'unione tra mente e cuore.
È un giorno in cui l'energia prende forma. Quindi tutto ciò che facciamo oggi prende forma nella nuova era, nella nuova vita. Allora facciamo attenzione se tutto ciò che stiamo facendo veramente lo facciamo per un ragionamento o lo facciamo perché sentiamo profondamente nel cuore di farlo. È un gioco molto sottile, una relazione molto delicata. Comunque, ciò di cui vi voglio parlare oggi, come diceva anche José, è il messaggio che Madre Terra ci vuole dare attraverso questo virus. Ovviamente non entriamo del perché, come, chi ha creato, da dove arriva il virus, non ci interessa questo, ci interessa il messaggio che ci sta portando ed è un messaggio molto bello. Io questo periodo lo vedo molto positivo, lo vedo un periodo benedetto perché in realtà ciò che sta accadendo, questa grande crisi, questa grande sofferenza, ci dà un'opportunità di conoscere veramente noi stessi, di entrare in profondità, di fare i conti con noi stessi. Ciò che sta accadendo è punto zero planetario, come dice Greg Braden, il risveglio al punto zero. È così, esattamente così. Il punto zero come si manifesta? Che per tanto tempo può rimanere fermo senza fare niente, assimilando a sé, quindi lasciando che sia come una ragnatela, no? D'energia, lasciando che sia, fino a un certo punto che sceglie di scrollarsi di dosso tutte quelle energie stagnanti che non si muovono più, che non servono più, e quindi le riporta tutte al punto zero, quindi ad azzerare il vecchio per far ripartire il nuovo, esattamente ciò che stiamo vivendo, la nuova era. La stiamo già manifestando da tanto tempo, tanti di noi, tanti operatori olistici, già da 10, 15, anche 20 anni, quindi la stiamo già manifestando e tanti altri ancora di più. La nuova era è già qui, la nuova era è dentro di noi, è nel nostro modo di pensare. Il 30 marzo il punto zero è arrivato nel suo massimo. Allora, intanto il punto zero è una spirale di luce bianco-dorata, luce cristica, che è connessa al cuore di cristallo di Madre Terra ed è su tutto il pianeta Terra, tutto. Il 30 marzo, come dicevo, la spirale è arrivato al suo massimo, il suo punto culmine d'energia, entrando completamente dove doveva entrare per assestarsi bene e continuare a pulire. Perché la pulizia, come ben sappiamo, non è solo farsi una pulizia energetica, la pulizia può avvenire anche attraverso la morte, no? La morte di persone che non sono più allineate, mi dispiace dirlo, ma è così, che non sono più allineate alla nuova frequenza, al nuovo modo di pensare e che fanno fatica a rinunciare alle abitudini, alle credenze per entrare nel cuore. Per cui sì, abbiamo canalizzato una volta la luce, ci ha detto esattamente le stesse cose. Tanti di voi qui presenti erano presenti a quella canalizzazione, quindi sanno bene ciò che sto dicendo e quindi diceva che questa energia di questo virus è un'energia di autodistruzione, per cui chi ha paura, chi ha rabbia, chi ha odio verso se stessi e verso i propri genitori, è una persona che rischia, quindi può avere il sistema immunitario debole perché non è più allineato, adeguato alla nuova frequenza di amore, che è la frequenza di Madre Terra. Per cui è molto importante fare pace con se stessi, accettare se stessi profondamente, amare profondamente se stessi, così come siamo in tante forme. Entrare profondamente dentro di noi. Quindi il punto zero ha raggiunto il suo apice,
il suo punto forte, il suo culmine il 30 marzo, fino al 12 aprile ci sarà ancora pulizia, quindi tantissimi movimenti energetici, e dal 12 aprile che è Pasqua, quindi la resurrezione, da lì possiamo allinearci a questa nuova frequenza di resurrezione e iniziare la nuova era, viverla proprio concretamente, no? Quindi questo è il punto zero planetario che porta azzeramento, azzeramento della mente, delle credenze, dei programmi, di tutto ciò che non va più bene perché sono tante idee dei nostri genitori, dei nostri nonni, di tante cose trasmesse, quindi non è allineata la frequenza del punto zero che è quella del presente. Punto zero vuol dire zero mente, vuoto, quindi vuol dire stare nel presente. È una cosa che sembra molto semplice, invece non lo è. Non è così semplice, anzi, è la cosa più complessa, vivere nel presente. Ovviamente all'inizio, poi dopo piano piano si fa pratica, ci programmiamo per diventarlo, per viverlo più facilmente e così via. Io spero che non vi arrivino tutti i rumori che si sentono qui da Messenger che stanno parlando ancora nel gruppo. Comunque, andiamo avanti. Il messaggio quindi di Madre Terra. È tanto bello. Mi emoziona tanto parlare di Madre Terra. Qualche giorno fa sono scesa nel giardino, qua dove sto io c'è un grandissimo giardino, e mi sono connessa a lei e ho chiesto a lei un aiuto, un parlare con lei, no? E lei mi ha detto: perché stai chiedendo aiuto a me? Io sono in te, io sono te. E ho sentito un amore molto forte, infatti lo sto sentendo anche adesso, quindi è difficile un po' da gestire. Quindi ho sentito questo grandissimo amore e lei mi ha fatto sentire che lei è in me. Quindi il suo messaggio che ha voluto trasmettere attraverso di me oggi è che lei è in noi. Tutto ciò che sta accadendo è un squilibrio energetico femminile. Il Tao ci insegna l'equilibrio tra maschile e femminile, no? La medicina tradizionale cinese ci sta dicendo che nell'universo ci sono solo due energie, maschile e femminile, yin e yang. Quando una delle due energie sono in squilibrio, allora si manifesta in tanti modi, a tanti livelli, relazionali, di salute, finanziario, qualsiasi modalità. In questo momento l'energia femminile è in grande squilibrio, l'energia femminile deve essere riconosciuta nel suo vero valore. Qual è il suo vero valore? È la sacralità. Noi ci siamo scordati della sacralità, siamo messi sopra Dio, ci siamo messi sopra i genitori, abbiamo giudicato i genitori, abbiamo giudicato tutti, abbiamo pensato di essere onnipotenti, quindi abbiamo, diciamo, come nelle costellazioni familiari o nel coaching genealogico che io faccio, quindi sull'albero genealogico, abbiamo perso il nostro posto. Ci siamo messi sopra i genitori e abbiamo bloccato il flusso d'energia delle linee femminili e maschili. Così facendo abbiamo bloccato la nostra vita. Se noi a livello planetario abbiamo fatto questo, è chiaro che abbiamo creato uno squilibrio di questo genere che è adesso, che stiamo vivendo adesso, che non è facile per nessuno. Nel messaggio di Madre Terra dell'altro giorno, adesso mi metto di nuovo a piangere, no, veramente è emozionante quando parlo con lei perché sento tutto il suo amore, tutta la sua delicatezza, accoglienza e accettazione. E quando mi ha detto: perché chiede aiuto a me? Io sono in te e io sono te, chiedilo a te stessa. Chiedilo a me in te. Non vi dico quante volte piango, quante
Quando sono in contatto, poi vedete che mi emoziono subito appena inizio a parlare di Madre Terra. E quante volte le mie lacrime scendono direttamente sulla terra. Quanto sono importanti i suoi messaggi, quanto aiuto veramente riceviamo da lei. Soltanto se ci mettessimo in contatto, quindi il suo messaggio che vuole trasmettere è che abbiamo usato troppo la mente, abbiamo usato troppi programmi, siamo stati in modo automatico, come dire, robot, ad andare avanti senza pensarci, a pensare al corpo, a pensare al nostro cuore, a pensare all'amore per noi stessi, senza pensare a niente, seguendo soltanto delle cose materiali, delle cose da fare, tutta nella corsa. Quindi troppa attività mentale, troppa attività d'energia maschile e razionale. Perciò l'energia femminile ha bisogno di essere aiutata. Infatti osserviamo che questo virus è apparso nell'inverno. Nella medicina tradizionale cinese l'inverno rappresenta i reni, le paure, l'energia femminile. Quindi cosa c'è da fare in questo momento? È da abbracciare le paure. Perché quando abbiamo paura della paura, la paura diventa ancora più grande. La alimentiamo, la nutriamo, no? Quando invece l'abbracciamo e vediamo quella parte di noi impaurita, indifesa, e possiamo abbracciarla e darle un po' di amore, fargli una carezzina, è troppo bello, è davvero dolce. E così si sciolgono tutte le parti che soffrono in noi. Che altro ci vuole dire la Madre Terra? Di tornare a ricordarci che noi siamo uno e la stessa cosa con lei. Di ricordare proprio ciò che mi ha detto, che lei è in noi. Abbiamo il corpo, quindi rappresenta la terra, abbiamo il sangue, quindi rappresenta l'acqua, abbiamo il fuoco che sta nel nostro cuore, la fiamma trina, no? Di Gesù Cristo, la luce cristica. Abbiamo l'aria che respiriamo. E abbiamo il nostro cuore che è unito al cuore di cristallo di Madre Terra, anche se noi non lo sappiamo. Perciò, quando noi torniamo alla Madre Terra, tutto ritorna in equilibrio. In questo momento stiamo vivendo squilibrio proprio perché ci siamo sradicati da Madre Terra. L'abbiamo calpestata, maltrattata, l'abbiamo bruciata i polmoni in quest'estate. I polmoni dell'Amazzonia, le foreste le abbiamo bruciate, non noi personalmente, ma comunque noi umani. Abbiamo bruciato i suoi polmoni e guardate caso, adesso bruciano i polmoni degli umani. Come siamo interconnessi? Esattamente come dice la madre, lei vive in noi, non possiamo fare niente a lei che non ci arrivi a noi, quindi facciamo attenzione, svegliamoci. Questo è il messaggio che ci sta portando il punto zero e la madre terra, che sono strettamente connessi. In questo momento svegliamoci, non c'è più tempo, tutte le guide stanno dicendo questo da molto tempo. Non c'è più tempo, è il momento della scelta definitiva di stare nella luce o stare nel buio, di stare nella mente o stare nel cuore. L'altra sera facevo le mie solite preghiere, ho fatto 41 giorni di preghiera, stasera farò il 41esimo, 42esimo giorno di preghiera. Invito tutte alle ore 8 di unirci nel cuore, alle ore 20:20. Guarda caso il portale annuale di unirci nella preghiera del cuore, faccio delle preghiere del cuore. E sto 2, 3, 4, 5 ore ogni giorno a pregare per tutti noi e a fare delle cure sciamaniche, perché come ha detto Giuseppe siamo stati per molto tempo in Brasile, ma sono 8 anni che giro il mondo, Perù, Bali, Brasile, Malesia, sono stata in tanti posti, ho conosciuto tantissimi sciamani, rumeni, napoletani, italiani, mi ricordo di tutte le esperienze che mi hanno arricchito tantissimo. Quindi una di queste sere è arrivata una guida che ho conosciuto nel cerchio sciamanico brasiliano. Sono stata 5 mesi in un anno nella foresta, quindi immaginate l'intensità. Per cui le guide cosa hanno detto? Che noi abbiamo capito male l'amore, che i cuori sono chiusi,
che c'è molta pesantezza nei cuori proprio a livello planetario, che i cuori soffrono tantissimo. Infatti era un momento molto difficile e lei, la guida, ci stava dicendo che abbiamo dato un comando sbagliato al cuore. Al posto di dare, abbiamo iniziato a ricevere e a pretendere di ricevere, per cui il cuore si è chiuso perché non ha più fatto il suo ruolo. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato ad amare attraverso la mente, quindi andando a prendere da fuori, ecco ciò di cui stava dicendo José, che questo virus rappresenta un'entità di succhiare, di prendere ciò che noi abbiamo, no? E se noi torniamo al cuore su questa vibrazione, iniziamo a dare tutta la vibrazione di squilibrio di questo momento. Di paura viene dissolta. Ciò che dobbiamo fare è ricordare del cuore, perché è molto più semplice in realtà di quanto si pensa. Infatti, io adesso per questo periodo di emergenza sto dedicando il servizio di coaching energetico a tutte le persone che per tanto tempo non è stato valido, ma in questo momento ho sentito di mettermi al servizio perché le guide che incontro la sera durante le preghiere, che arrivano molto, in modo molto concreto, mi hanno fatto sentire profondamente la chiave che c'è nel cuore. E questo è ciò che voglio fare a tutti quanti, proprio aiutare a trovare questa chiave, perché noi ce l'abbiamo tutti. Abbiamo le memorie del guerriero della luce nel cuore, l'abbiamo attivato cioè 2 sere fa nell'Energetic Club. Abbiamo tutto nel cuore, veramente c'è tutto, nella presenza nel cuore c'è tutto, tutto il resto è un inganno della mente. Quando diciamo, ah, cioè, ho bisogno di tempo, devo fare non so che cosa, mi serve tempo, mi serve soldi, mi serve quello, mi serve quello, no, non serve niente. Serve che tu sia nella tua presenza, nella presenza divina che ognuno ha nel suo cuore. Serve solo quello. Il resto è tutto chiacchiere, il resto è tutto ego, inganno e illusioni. Quando sei nella presenza, tutto si conclude in un attimo, puoi realizzare qualsiasi cosa in un attimo. Vi racconto una cosa. Avevo un strano mal di gola. Era un mal di gola che mi arriva per via di, non so, alcuni pensieri, varie confusioni, insomma, cose così a livello più profondo. Ieri sera ho detto basta. Sono con la mia amica che faccio le preghiere, che abitiamo insieme, e le ho detto: senti, facciamo coaching genealogico. Rappresenta la causa del mio mal di gola. Voglio sapere che messaggio è. Che messaggio era? Messaggio dagli antenati, dalle antenate, quindi tutta dall'energia femminile. Che venivano a dire che avevano bisogno di essere liberate, avevano bisogno di sentire la sacralità dell'energia femminile. Una volta che hanno sentito e le ho aiutato, è stato bellissimo, una preghiera molto profonda, il mal di gola è svanito completamente. Se noi ci uniamo su una vibrazione di amore, tutto svanisce, possiamo fare ciò che desideriamo. Fate molta attenzione all'energia sessuale in questo momento, perché stando tutti in casa c'è un'energia di sfogo e non più di amore. Ricordiamoci la sacra sessualità, ricordiamo il nostro cuore. Detto questo, credo che dovrei finire. Io non so questi i tempi qua, non so niente, quindi stavo aspettando che qualcuno mi dicesse qualcosa. Vedo che qua sopra stanno scrivendo delle cose, quindi credo che dovrei concludere, ragazzi, e io potrei parlare per una settimana, quindi insomma, rimaniamo in contatto. Vi ringrazio per avermi ascoltata, vi ringrazio di cuore e vi saluto e vi mando tanto amore e tanta luce a tutti noi.